Crazy Baby, questo era veramente fuoco. Ciao a tutti, sono Joshua di S. E io sono Gabriel, come va bro? Tutto a posto, sei carico? Oggi è un'altra grande giornata. La seconda semifinale di Beast Mode sta per cominciare. Nella prima semifinale abbiamo visto Scecchero sconfiggere Morbo, invece oggi... Oggi invece vedremo la sfida tra John Darrell e Bruno Bug, anche qua grandissima sfida, vediamo chi raggiungerà la finale. Ciao a tutti rega, sono John Darrell, faccio freestyle ormai da penso 10-15 anni. Ciao a tutti raga, sono Bruno Bug, vengo da Biceglie, in Puglia, sul tacco. Bruno è un avversario duro, durissimo, però so già dove voglio andare a colpire, sicuramente la porterò molto sull'impatto, speriamo. Come l'altra volta, avremo una giuria popolare che deciderà chi sarà il vincitore. Conosco entrambi i freestyler, sia John Darrell che Bruno Bug. Da entrambi mi aspetto una performance di livello. In questa seconda semifinale spero di vedere un po' più di carisma sulla base, perché nella prima sfida abbiamo avuto tanta tecnica, però il rap secondo me è anche attitudine e anche carisma show. Bruno Bug sicuramente è un punchliner molto agguerrito, oltre a fare del flow, della musicalità e dei cambi di adattamento al beat una delle sue armi forti, però anche John Darrell ha una grossa esperienza. Anche questa semifinale si ispirerà ad una fazione Transformers specifica, in questo caso i Maximals. Ok, qua ti vengo in aiuto io. Esatto, allora, salvami. Ti salvo. Allora, i Maximals sono la vera novità di Transformers il risveglio, perché siamo abituati ad avere gli Autobot, i buoni contro i cattivi, no? Ma questa volta ci sarà questa terza fazione, una fazione più istintiva, più primordiale, che inizialmente ha molta difficoltà a parlare con gli Autobot, non si capiscono, ma poi saranno obbligati insieme a sconfiggere i cattivi. Quindi... quale sarà il tema di questa puntata? Il tema di questa puntata sarà l'istinto. Bentornati a Beast Mode, abbiamo altre due bestie che si sfideranno oggi. Abbiamo qui con me Bruno Bug e John Darrell. Il tema è quello dell'istinto, la fazione è quella dei Maximals. Il primo a cominciare è Bruno Bug. Andri, mandalo. Yo, let's go. Yeah. Io pre... ucciso come una macchina, animale maximal, perciò che la mia shit ti gasa. Io sono l'istinto, tu sei un salmone, lo sai perché? Perché ti faccio tornare a casa, John. Vedi di fare una camminata, perché appartieni alla razza umana. Infatti se ti sto per investire col mio flow, il tuo istinto ti impone di restare fermo in mezzo alla strada. Basta, non ci capiamo, o magari no, visto che le parole sono in italiano. La tua concezione di istinto di conservazione è la pellicola sul divano. Bella, oppure no, cazzo. Guarda questo cazzone, Bruno Bug fotte queste persone. Tu sei l'istinto di conservazione, io sono Transformers 4, per te è l'era dell'estinzione. Beh, grande cazzo, eh. Qua cambio flow a un certo punto importante. Molto bravo, secondo me il beat, con questo beat è tutto più semplice. È veramente spaccato. Se ci riesci a starci sopra bene... Beh, d'altronde è Andri, voglio dire, G. Sempre. Che stile. Questo era Bruno Bug. Sei pronto per rispondere, John? What's up? Andri, manda la prossima. Ci siamo, no, regà? John Darrell. Anche in uno studio, quella per Bruno. Bastano due rime in questo studio, no, bastano due parole, va e fanculo. A parte questo, guarda qua che squadra, finisci con la pelle lacerata. L'argomento istinto come quello di animale, dopo questo animale, a me che tocca rianimare la serata. Brunello, sei fottuto ma sei un fratello, ti chiami Bug, nei Maximal tu sei un insetto. Questo le rime non le conclude, a te dietro hanno messo gli animali, a me questo animale di producer. Non dico stronzate, l'argomento è istinto, peccato che lui si è estinto perché non si è distinto. È soltanto un ragazzino, io talmente distinto che i calcoli li odio da bambino. Non hai capito proprio nulla, ti metto nella culà, stasera non fare tanto lo sgherro. Io sono nato nel libro della giungla, invece a questo stronzo lo leggo, lui è un libro aperto. Non scherzo, sei uno scemo, non posso dire quello che voglio dire ma ti spiego il segreto. Ti bastano due rime e vai al tappeto. No, gliela dico dopo, perché lui non ci arriva, è un tappeto. Vabbè,
fine il gioco di parole. La chiusura. Una roba che ho apprezzato molto e che in generale apprezzo molto all'interno di un battle di freestyle è quando un freestyler sembra che sta andando in un vicolo cieco, ma poi riesce in qualche modo a chiuderla lo stesso, no? Non sempre ci riescono, ma invece qua ha spaccato proprio in questo. Sono tra i quattro migliori in Italia, l'avevamo detto per la prima puntata. Si sta confermando. Wow, 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 raga, calmi, calmi, calmi. Siamo veramente in beast mode. Queste erano le barre di John Darrell. Siamo pronti per l'ultima fase. Quattro quarti a testa, due minuti. Il beat di Andre Datemaker che è caldo là fuori. Siete carichi? Let's go, baby. Ok, ok. Tutto lo stage, ok, 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 sei pronto alla sconfitta, hai rappato bene, però a quanto punchline sei una pippa. Come un cervo dopo la stagione degli amori ti faccio abbandonare il palco, anche se non ci sta. Comune con il cervo, io non c'ho le corna, tu in comune con me cosa c'hai, non che sai rappare. Se il tema è Transformer, sai che cosa ti stai per trasformare? In un rottame. Ma quale in un rottame, compare? Quando tu rappi non sai rappare, le tue barre fra sono letame. Se tu sei un Transformer, ti trasformeresti nella gazzella della municipale. La gazzella della municipale, no, non credo, amico, visto che io al micro a te ti trito. Di te non rimane che un detrito. Se sei la gazzella della municipale, non puoi prendere un cheater. Un cheater, bravo, hai studiato, però il tema l'hai ben pubblicizzato. Io non dico a te come morbo che sei uno stronzo, ma in questa sera io sono quello più sponsorizzato. Sponsorizzato, amico mio, è un guaio. Tu non sei uno stronzo, tu di stronzi ne sei un paio. Brunello rappresenta, supera tipo Lambretta, taglia te tipo la metta, taglia il rap, non la testa. Ma cosa stai dicendo? Vedi che ti mando al tappeto, te l'ho detto prima che ti svelo il segreto. Sei talmente vecchio che il tuo cane da riporto porta i capelli all'indietro. Porta i capelli all'indietro per strada. La shit che tu fai non mi gasa. Amico, la mia merda è meccanicizzata. Il mio cane da riporto riesce a riportarti a casa. Ah, bella questa. Sei un coglione, preferivo quella di prima sulla casa che hai fatto col salmone. Sono talmente un Transformer che dietro non ho il codice PIN ma il numero di matricolazione. Di matricolazione? Non lo so, uomo. In ogni caso pare che a te fan fuoco. Sei così poco animale che il tuo istinto primordiale è cucinare il brodo. Bellissimo, sei il fango, sei un bastardo. Il tuo istinto primordiale è riscaldarlo. Yao, hai parlato prima della pellicola. Il 7 giugno ti risvegli, la riguardi al cinema. Un po' come nella prima semifinale, cioè quando sono da soli riescono a stare molto sul tema, invece poi quando si sfidano uno contro l'altro vanno a prendere tutto, tutto parte il mondo un po' la sacrosanta ignoranza anche un po', no? Secondo me è giusto che sia così. Molto figo, secondo me Bruno più avanti forse a livello di citazioni, e mentre dall'altra parte secondo me c'è tanta punchline, tante punchline molto fighe. Sì, secondo me non siamo, anche qua non siamo tanto lontani, cioè non c'è un vincitore, no, è sicuro, è aspettiamo di capire cosa dice la giuria. Crazy baby, questo era veramente fuoco. Wow wow, Bruno Bug, John Darrell, Zio Sam sarebbe veramente fiero di voi. Vediamo però chi ha vinto per la giuria. Partiamo da Claudio. John Darrell, abbiamo il primo. Il rap è sì tecnica, ma gli MC devono anche sapere intrattenere. Master of Ceremonies, no? Un punto per John Darrell. Andiamo su Roger. Bruno Bug, siamo 1-1. Ho preferito Bruno, che a mio avviso ha tirato fuori delle genialate incredibili dal cappello. Sta salendo l'hype, raga. Casco, dacci il verdetto finale. Bruno Bug va a vincere questa sfida. Non sono per niente d'accordo col parere dei miei colleghi giurati, perché secondo me John ha portato tanta attitudine, tanto stile, poi ha saputo anche coinvolgere il pubblico. Allora, alla fine l'ha spuntata un'altra volta Brunello, che è riuscito a fare delle punch veramente forti. Sembra che ci sia un po' di discussione, di polemica. L'equilibrio comporta sempre, no, un po' di contrasto. No, però il ragazzo Claudio della giuria mi sembra era molto convinto con John Darrell, non so. Quando lo scontro è equilibrato ci sta anche che le opinioni... Meno male che sono in tre. Come sei saggio. Ieri eravamo in una pista da corsa, siamo finiti in uno sfascia carrozze con tutto quello che avete rotto su questo beat. Allora, sicuramente gliel'ho fatta sudare. Era da un po' che non facevo una battle e ho messo in difficoltà sicuramente la giuria. Bruno si è cagato sotto. Il nostro argomento era l'istinto, però io penso di essermela portata a casa forse per una maggiore preparazione sull'argomento Transformer. Ci vediamo alla prossima. Let's go.
appuntamento alla finalissima. Sceccherò contro Bruno Bug. Chissà. Per sapere chi sarà il vincitore di Beast Mode.